7, siamo alla seconda giornata di Serie C e permettetemi di dire, questo è già un big match importante per salire in Serie B2. Artist Monkeys contro Virtus Nutella, due squadre che già la prima giornata hanno lasciato il segno, soprattutto Virtus Nutella, squadra nuova del progetto The School, che già ha lasciato il segno battendo il grande Terseperre 17-2, già macchina da gol da considerare la squadra di Mannino, il capitano che l'altra volta appunto ha fatto 4 gol, dall'altra parte però gli Artist Monkeys, che con la loro esperienza quest'anno potrebbe essere la volta buona per salire in una categoria ovviamente molto più superiore di questa Serie C. Occhio ovviamente alla loro stella Albergoni, arbitra il signor Scianna, tutto pronto, tra poco si comincia. Palla lunga qui a cercare Mannino, la palla che passa, occhio a Mannino, ma Zamuto riesce a prenderla in qualche maniera. Messa laterale per gli Artist con Lentini che sbaglia, attenzione, vanno a recuperare Virtus Nutella, palla qui per il neo entrato, attenzione, gol! Il gol di credo di Bartolotta, sì, appena entrato subito va a sbloccare il match, 1-0 per la Virtus Nutella dopo 6 minuti di gioco. Attenzione a Provenza che aveva capito tutto, la palla arriva da Bergoni, Provenza! Qui impegna così il portiere Corteggiani, provano a rispondere gli Artist Monkey, palla che non passa, allora Provenza palla ancora per Bergoni, si smarca da parte Lentina, attenzione a tu per tu con Corteggiani, colpisce il palo degli Artist Monkey con Lentini, che ha avuto la palla dell'1-1, ma il palo ferma tutto, attenzione alla Virtus Nutella che adesso prova a uscire. Cracchiolo, palla in avanti per Francesco Mazzola, c'è Trico su di lui, va a recuperare Bartolotta, attenzione a Francesco Mazzola, alla palla sul destro, chiude Mazzamuto in due tempi, ancora la Virtus Nutella pericolosa, ancora Mazzamuto a essere chiamato in causa, qui Abate che la lunga per Albergoni, nulla di fatto in favore della Virtus Nutella, qui la combinazione tra Bartolotta e Mazzola, e qui si allunga Mazzamuto a evitare il gol del 2-0. Infatti viene fermato il difensore della Virtus Nutella, ancora Mannino, la palla che passa verso Mazzola, bella questa combinazione tra Mannino e Mazzola, ancora Mannino che adesso apre verso Bartolotta che ha la possibilità di tirare da lì, ancora lui, Bartolotta per il 2-0, proprio quando manca pochissimo alla fine del primo tempo e il risultato cambia ancora, 2-0 per la Virtus Nutella. Prova a uscire lui palla al piede, vediamo se ci sarà spazio per l'ultima azione del primo tempo, anzi no. Il signor Scianna dice che può bastare qui, squadra di riposo sul 2-0, bella partita, molto combattuta, ma Bartolotta sta facendo la differenza lì davanti. Allora ci vediamo dopo nel secondo tempo. Mazzola, c'è Bergoni a pressare, si prende il pallone, il palo palo e la palla che entra, errore difensivo della Virtus Nutella, è lì ad approfittarne, c'è lui, Alessandro Albergoni, 2-1, partita riaperta. Abate, Albergoni in due su di lui, prova il tacco, viene fermato, poi torna Dio, sbaglia ancora, allora Abate va a recuperare in tre su di lui, Abate prova a passare ma missione fallita, occhio al contropiede della Virtus Nutella, un 2 contro 2, prova il tiro dalla distanza, qui Bartolotta trova però un attento Mazzamuto, Mazzola dall'altra parte verso Bartolotta che è completamente smarcato, la possibilità di avanzare, Bartolotta va a provare a chiudere subito Albergoni, si alza anche il con di Bartolotta, sta facendo un gran gol da far esplodere i campi del sole ma la palla non entra, sta arrivando Tricoli, Albergoni prova invece sul secondo palo, trova Abate e c'è il pareggio degli Artist Monkey, incredibile, sono passati 4 minuti dall'inizio del secondo tempo e gli Artist Monkey dal 2-0 se la portano sul 2 pari, dormita totale della Virtus Nutella. Peppe Mazzola, rischio, occhio qui perché perde il pallone, non c'è fallo, Provenza, Provenza! Provenza! 3-2, rimonta completata dagli Artist Monkey! Incredibile! Mamma mia, che secondo tempo della squadra di Marco Lentini! E stiamo sul 3-2! Mannino! Bartolotta! Vogliono il suo gol, Bartolotta prova a passare, prova a usare il fisico qui e bravo Mazzamuto a mandare in corner. Occhio all'angolo, Bartolotta, palla sul secondo palo, sta arrivando Mannino al volo, non va,
passano crescendo con quel verso Santella che adesso si riprende il pallone con Cracchiolo, palla deviata, ancora angolo per la squadra di Mannino. Attenzione, angolo battuto, Mannino sul fondo. Bartolotto va a battere la rimessa della cercare Cracchiolo, ma trova però anche Marco Lentini. Adesso impostano i due cugini Lentini. Lentini si ferma, guarda dove c'è Albergoni, lo trova Albergoni, prova ad accentrarsi Albergoni, attenzione sul tapine Lentini, Cortegiani, cosa ha preso Cortegiani, incredibile, ha fatto una parata che vale come un gol e subito ammette il momento, passa l'altra parte, Mazzoni di testa e c'è il pareggio della Virtus Nutella, stiamo sul tre pali, ma tutto è nato da un gran salvataggio di Cortegiani e poi addirittura si è inventato l'assist per Francesco Mazzola e la Virtus Nutella suona la sveglia e si riprende il pareggio, tre pali, bella partita ragazzi, attenzione qui ancora Cortegiani chiamato in causa con i pugni, rimessa laterale già battuta, Peppe Mazzola rischia, attenzione, regala pure agli avversari e limite danni Cortegiani, ancora una volta chiamato in causa il lungo portiere della Virtus Nutella. Rimessa laterale, Bartolotta dietro per Mazzola che prova il tiro da casa sua, vola Mazzamoto. Sta arrivando il fischio del signor Scianna, eccolo qua, Cracchiolo su punizione, prova il tiro, barriera in pieno, poi attenzione di testa, prova a mettere in movimento qui Bartolotta, adesso occhio qui, c'è un fallo di mano in aria, vediamo se è in aria o fuori dall'aria, è in aria, calcio di rigore per la Virtus Nutella, e subito dal dischetto si presenta Bartolotta che ha la possibilità di realizzare la tripletta e di portare anche la sua squadra in vantaggio. Ecco il fischio del signor Scianna, Bartolotta fuori, Bartolotta fuori, è deviato da Mazzamuto e angolo in della Virtus Nutella, attenzione, palla larga verso Mannino sul fondo, Mazzamuto eroe. Rimessa laterale, già battuto dalla Virtus Nutella, Cracchiolo rischia ma se la cava, esce palla a piede, ancora Cracchiolo che insiste, poi viene fermato da Tricoli che col corpo prova a fermare l'avanzata avversaria che commette fallo, quindi tiro libero in favore della Virtus Nutella, attenzione! E dal dischetto si presenta Mazzola, quando mancano 3 minuti alla fine della partita, Mazzola è pronto sul tiro libero, va col destro, eccola qua Francesco Mazzola, doppietta per lui e la Virtus Nutella torna in vantaggio quando mancano 3 minuti alla fine della gara. Di questa partita protesta qui Lentini, forse però con i suoi compagni, occhio a Provenza a cercare Albergoni, prova l'anticipo qui Cracchiolo e l'arbitro dice che può passare qui e arriva la seconda vittoria in campionato della Virtus Nutella, una partita bellissima, 4-3, vittoria sudata, ma gli Artis Monkeys hanno davvero sudato, per un attimo stavano vincendo loro, ma la Virtus Nutella su tiro libero battuto da Francesco Mazzola riescono comunque a riportarsi in vantaggio, partita veramente bellissima da grandi ritmi. E ovviamente solo a Progetto Into School succedono queste cose. Noi ci vediamo la settimana prossima, sempre qui a vivere emozioni uniche. We'll be right back.
Yeah.
Lucio. Session.